Questa è una legge ormai istituita da 4 anni, fino adesso non ha dato frutti in nessun posto d'Italia. È giunto il momento di trasmettere con chiarezza le vere opportunità e la strada corretta per arrivarci. Perché fino adesso non ha dato grande slancio in quanto ha dimostrato incertezze. Lo scopo di oggi, il commissario straordinario di governo è stato nominato solo 3 mesi fa, lo scopo di oggi è quello di fare chiarezza in maniera inequivocabile di quali sono le opportunità e del percorso legislativo per attingere. E l'esperienza internazionale che nel mondo ha dato grandissimi risultati, in particolare nella Cina, ci sono 5.883 ZES nel mondo, di cui 2.000 sono dell'area dell'Asia, di cui le più importanti, Shenzhen su tutte, nella zona della Cina. Secondo, in Polonia, che è il best practice per la comunità europea, dobbiamo favorire, grazie ai fondi PNRR, una infrastrutturazione celere nel rispetto della legalità e soprattutto delle norme particolarmente stringenti per le autorizzazioni, per le quali per esempio ci stiamo già occupando di alcune realizzazioni del porto di Ortona. La parte del commissario per la parte dei 63 milioni circa che ci sono stati dati e affidati nella zona del ZES dell'Abruzzo, a cui si aggiungono, è bene dirlo, altrettanti milioni, poi lo vedremo oggi nell'incontro, che la Regione ha stanziato con altri fondi per poter fare ulteriori infrastrutture. L'obiettivo è che tutte queste partano entro quest'anno. ZES nascono per conseguire 2 macro obiettivi: 1, abbattere la burocrazia; 2, riconoscere credito d'imposta, automatici o meno, alle imprese a fronte di investimenti. A ciò si è aggiunto di recente anche la possibilità di realizzare interventi infrastrutturali. Dunque, questi propositi normativi e di politica di sviluppo vanno attuati, adesso gli strumenti ci sono. Oggi abbiamo avuto anche la possibilità di mettere a confronto e di stabilire una sinergia tra la ZES e le aree dei 2 terremoti del nostro Abruzzo, investite non solo da un processo di ricostruzione avanzato, ma anche da un grande programma di sviluppo, quello del Fondo Nazionale Complementare al PNRR.